Eccomi, sono qua con un personaggio chiave della zona del Ponente e non solo, perché sono con Andrea Della Valle, che è un uomo della finanza imprestato, cioè non so come devo dire, alla balneazione, insomma andiamo per gradi. Tu lavoravi per un'importantissima società finanziaria. La famosa Lehman Brothers. Ecco. Esatto. E poi insomma sei diventato, eri già il proprietario dei famosi sì, un'azienda di famiglia. Sì, di famiglia che sono diventati poi i notissimi Baba Beach, che grazie, qua in zona sono veramente conosciuti. Parliamo di finanza o parliamo di... No, diciamo di finanza, ho fatto 30 anni in finanza, per cui... Adesso mi metto il cappello Baba. Bene, e parliamo dai, solo di Baba. Parliamo solo di Baba perché ricordiamo a tutti una cosa, i nostri amici, perché salutiamo gli amici che ci seguono su Liguria Web da tutta Italia, perché sappiamo che ci seguite tantissimo dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Veneto, e questo ci fa piacere. Sappiate che qui in Liguria l'estate non è finita. Esatto. Esatto, vero? Noi ancora andiamo in spiaggia. In temporale stanotte dalle 4 alle 7, poi di nuovo sole splendido, vento magnifico. L'estate continua qua ad Alassio. Ecco. Anzi, ho visto che i dati sono che Alassio è la città della Liguria con meno pioggia tutta l'estate. Benissimo. Quindi... Ci puoi spiegare una cosa? Come si fa in una spiaggia cosiddetta insomma di provincia? Alassio è una località nota, però insomma diciamolo, non è magari così rinomata come un Ibiza, come una Saint-Tropez, ad avere tutto questo giro di jet set come hai tu nella tua spiaggia, come sì, il segreto vogliamo. Diciamo che il jet set sono coloro che hanno dei cani, diciamo dei cani, perché la Baba Beach, la caratteristica è che è una spiaggia diciamo che dog friendly, e diciamo che nel Mediterraneo esiste una spiaggia che è così interessata a coccolare i cani come può essere Baba Beach, cioè, praticamente, quindi i VIP, ecco, sono i cani, ecco, sono molto importanti per noi i cani, e naturalmente a ruota arrivano i padroni. Scusami, non ho capito, da voi ci sono cani VIP o cani dei VIP? Cioè non ho capito. No, cani, diciamo che la caratteristica al giorno d'oggi è la gente prende un cane, un Labrador, e lo ama talmente tanto che diventa importantissimo per la famiglia. Per noi è importante quel cane, quindi... Il bene, cane è very important ed è un VIP per noi. Ho il capito, cane da e voi, il padrone che l'accompagna. Bene, anche il messaggio che vogliamo far passare è questo: che dai Baba Beach il vero VIP è il cane. Alla certo, fine. È cioè, coccolatissimo dal momento che arriva: c'ha un welcome pack, ha il suo shampoo personalizzato, alla sua ciotola, al suo menu dedicato. Abbiamo sette pasti per il cane. Abbiamo delle docce dedicate, cioè il cane è cosa che non trova neanche un umano in una spiaggia ligure. È vero. Ma lo trova Baba Beach. Benissimo, però io so che nella tua spiaggia, sì, se uno vuole un momento di privacy, di tranquillità, c'è un'area dedicata proprio a all adults, cioè solo per gli adulti. Abbiamo cercato di dividere un pochettino la spiaggia fra adults only, che sarebbe solo adulti, sì, famiglie e cani, diciamo. Mm. E facendo questo tutti sono molto più contenti, sì, perché i bambini trovano subito i compagni e quindi non rompono le scatole, sì, ai genitori. Gli adults only stanno fra di loro, si conoscono, ma organizzano di venire a mangiare al nostro ristorante, che è ottimo. E quelli dei cani socializzano immediatamente, certo, fra di loro, e si crea una bella comunità. Andrea, però tu sai benissimo, lo sapevi fin dall'inizio venendo qua, che io sono sempre alla ricerca del gossip, no? Certo. Come tu ben sai, ad esempio, questa settimana, tanto per, sono in edicola con Eva, di nuovo con Cristina Buccino, che si racconta, è stata a Venezia. Ho sempre delle foto splendide di lei in bikini, si dice che esca o non esca con Ronaldo. Da te arrivano i VIP, mi vuoi raccontare qualcosa, qualche chicca di qualche insomma personaggio famoso? Ma sinceramente i VIP che arrivano da noi tengono moltissimo la privacy. Abbiamo avuto 2 o 3 calciatori, sì, abbiamo avuto 2 o 3 attori, abbiamo degli atleti importanti delle nazionali che vengono da noi, però sinceramente il motivo che vengono da Baba è perché noi
diciamo, custodiamo la loro privacy quando sono lì. Ho già lì, quindi, capito, non vuoi svelare, però io so benissimo. Devi venire più frequentemente da Baba Beach, così lo sveli te, ecco, perché tu sei bravissima a fare questo, quindi l'invito... No, io so benissimo, Andrea, che quest'estate, e questo lo posso documentare, nella tua spiaggia hanno attraccato delle barche che praticamente hanno la lunghezza quasi di due città unite, e da lì sono scesi dei personaggi non da ridere, insomma, dei tender. Però capisco che tu voglia mantenere la privacy e non ne voglia parlare. Adesso è vero che l'estate qui finisce tardi, però i Baba chiuderanno fra un po'. Sì, la cosa interessante è che sono scesi con i loro cani anche, per cui sì, anche loro sapevano... VIP con i cani VIP, esatto, per cui questa era interessante. Benissimo, ho capito che non ci vuoi dire tutto fino in fondo, ma capiamo la situazione. E quindi adesso la spiaggia, insomma... Chiude per fine settembre, stiamo studiando un sacco di novità per l'anno prossimo. Se ci vuoi anticipare qualcosa... Ma guarda, noi la cosa importante è faremo dei lettoni, come ci sono a Ibiza, al Blue Marne, eccetera, e questi lettoni saranno dedicati a chi vuole stare in spiaggia con il proprio cane, cioè sdraiarsi sul lettone. Cioè il cane può salire? E certo, sarà apposta, fatto apposta, lui, dove potrai sdraiarti col tuo cane, passare tutta la giornata con lui, come lo passi con una fidanzata, voglio dire. Bene, quindi bene. Allora, amici, vi aspettiamo tutti, ormai vi invito per il prossimo anno. Comunque, se qualcuno capitasse ancora nel mese di settembre ai Baba Beach, è tra Lassio e Albenga, avete di fronte questa spettacolare isola Gallinara, che per noi è veramente... ma non solo per noi, è una delle isole secondo me più belle al mondo, e ve lo dice una che ha fatto il giro del mondo due volte. E vi aspetto tutti al Baba Beach, nel caso in cui non possiate già, insomma, arrivare presto al prossimo anno. Apriremo verso Pasqua, e quindi bau bau a tutti, bau bau a te, esatto. Bau bau. Bau bau. Ciao ciao.